Buonasera. Per quale motivo siamo qui? In un teatro vuoto che più che mai oggi è un simbolo di una quasi impossibilità. Per quale ragione un aspirante musicista quale sono, desidera esporsi al di fuori del proprio campo semantico? Per incontrare una persona che ha compiuto uno dei viaggi più lunghi terreni, se così vogliamo dire. Io sono Andrea Venerus, in arte Venerus, e il mio ospite oggi è il primo astronauta italiano ad essere andato nello spazio, l'ingegner Franco Malerba. Buonasera, Venerus. Buonasera, sono molto contento di averla qui con me, anche se purtroppo ho dovuto inventarmi questo spazio metafisico per incontrarci. Purtroppo Sì, sono i tempi dettano queste dinamiche. severi, ma riusciamo comunque a comunicare, dai, grazie alla Esattamente. tecnologia. Se vi state chiedendo come mai un giovane artista nel 2021 voglia incontrarsi con un esperto astronauta, troverete in questo nostro dialogo le risposte. Il mio invito è di non aver paura di perdersi nei significati apparenti delle parole, ma soprattutto di non aver paura di immedesimarsi nel mio ospite illustre, quando il 31 luglio del 1992, a bordo dell'STS-46, si lasciava alle spalle la Terra e raggiungeva lo spazio sconosciuto. Uno dei punti di incontro tra me e l'ingegner Malerba è quest'anno, il 1992. Se nel 92 l'ingegner Malerba arrivava nello spazio, lasciandosi alle spalle la Terra, io simbolicamente atterravo sulla Terra nel grembo di mia madre. E credo che già questa cosa sia molto simbolica. Comincerei subito dalla prima domanda che ho molto a cuore personalmente, che vorrei chiederle, che riguarda il cammino di realizzazione che per certe persone si può definire vocazione. È un tema sul quale sono molto sensibile perché da che ho memoria sul podio dei miei pensieri e credo che lo sia per molte persone della mia generazione. Se si chiede a un bambino piccolo, che cosa sogna di fare da grande? Molto, molto probabilmente una delle risposte più quotate sarà: voglio fare l'astronauta. Almeno per me è stato così. Se si chiede allo stesso bambino, una volta cresciuto e anche minimamente maturato, che cosa sogna di fare da grande, è molto probabile che la sua risposta verta su delle professioni più normali, se vogliamo definirle tali. Non è mio interesse mettere la professione dell'astronauta su un livello superiore alle altre professioni che una persona può intraprendere nella sua vita, però trovo interessante come un individuo crescendo nella società senta quasi il bisogno di normalizzarsi e di normalizzare le proprie idee, i propri sogni, forse per rendere più possibile una sorta di quieto vivere. Io ora, a 28 anni, mi sto affacciando sul mondo della musica, al quale desidero
dare il mio contributo da quando sono molto piccolo, probabilmente da quando ho smesso di immaginarmi astronauta. E mi rendo conto che la figura dell'artista, tanto quanto la figura dell'astronauta, rappresentino nella società un percorso che non ha paura di addentrarsi nel mistero della propria vita, della propria esistenza. Per questo motivo, la mia prima domanda per lei è: qual è la sua esperienza di vocazione? E se non le ha mai fatto paura di sognare così in grande? Caro Venerus, mi ha fatto un'introduzione veramente molto, molto impegnativa, mi ha fatto sentire anche un po' vecchio, descrivendomi come colui che volava mentre lei stava venendo al mondo, ma mi ha dato volentieri alla sua domanda. In effetti è vero che il mestiere dell'astronauta è ancora un mestiere molto, come dire, esclusivo, nel senso che non siamo in molti. La popolazione degli astronauti mondiali è dell'ordine di 500 persone in tutto l'orbe terracqueo, quindi siamo indubbiamente un po' dei personaggi da collezione, dei personaggi strani. Però poi alla fine anche l'astronauta è un mestiere, è una professione che va fatta con impegno, con dedizione e naturalmente anche con un pizzico di umiltà. Questa ispirazione per me è venuta quando ero già abbastanza grandicello, quando ero all'università. Sto parlando degli ultimi anni 60, si era nel pieno della competizione USA-URSS per la conquista dello spazio, per la conquista della Luna in particolare, ed era una competizione che era tecnologica su uno sfondo anche un po' inquietante geopolitico, che però quasi ogni mese ci riservava delle novità, le prime uscite extraveicolari, i primi razzi che circumnavigavano la Luna, la vista della Terra di lontano. Insomma, era un periodo molto affascinante, coinvolgente, almeno per un giovane che ancora si interrogava cosa farebbe da grande. Ricordo, giusto perché stiamo parlando ad un artista, ad un musicista, che a quei tempi c'era nella Hit Parade la cantata di David Bowie, Space Oddity, Major Tom, lei ricorderà sicuramente il protagonista astronauta triste che si perdeva, si immedesimava nel profondo dello spazio. Sembra che davvero lo spazio eserciti una sorta di fascinazione straordinaria, non solo per astrofisici, ingegneri, ricercatori, piloti, ma anche, giusto appunto, per artisti, musicisti che vedono in questa dimensione dell'infinito forse una ragione di ispirazione. Ma torniamo alla sua domanda, quella della mia vocazione da astronauta. Mi lasci dire che spesso nei percorsi della vita si intrecciano scelte esistenziali con singolari casualità. Quindi una buona ricetta è quella di avere sempre, per così dire, la valigia pronta accanto, perché potrebbe passare il treno della grande opportunità e non si deve mancarlo. Credo che sia successo un po' così nella mia esperienza di astronauta. La mia scelta di fondo era la scienza, era la curiosità della natura e delle cose della natura, però ero anche un discreto rocciatore, avevo preso un brevetto di pilota, mi piaceva volare e quindi c'era forse un background favorevole. Poi ci fu l'occasione, l'opportunità, che fu la prima selezione dell'Agenzia Spaziale Europea per astronauti, giusto appunto negli anni 80,
e mi candidai, ma devo dire che poi la strada è complicata, non basta soltanto alzare la mano, c'era tutta una serie di selezioni nelle quali bisogna essere molto bravi e anche, mi lasci dire, molto fortunati. Mi piacerebbe sapere come lei ha scoperto la sua strada, come lo spazio entra nelle sue ballate. So che c'entra, quindi sono curioso di sapere. Io in realtà in qualche modo ho sempre saputo la direzione da seguire. Diciamo che tuttora, se mi chiedessi cosa voglio fare da grande, simbolicamente, non saprei ancora darmi una risposta precisa, perché nella mia direzione che intravedo da quando sono piccolo c'è un forte elemento di mistero e di predisposizione ad accettare appunto le circostanze che mi si presenteranno davanti. Tuttavia, credo che da che ho il mio primo ricordo della mia esistenza, quando avevo forse 4 anni e mio padre mise nel giradischi Buena Vista Social Club, quando mia madre mi preparava per andare all'asilo, già lì capii che sicuramente c'era qualcosa a che vedere con la musica per me. Mi sono accorto, riascoltando i vari brani del mio disco in uscita, Magica Musica, che quasi inconsapevolmente ho effettivamente citato varie volte la figura dell'astronauta in alcune canzoni come simbolo di una persona, di un uomo che prende le distanze per avere una prospettiva migliore su determinate cose. Diciamo che nella mia narrativa era più una sorta di simbolo di una distanza interiore piuttosto che di una distanza effettivamente fisica. Però trovo molto interessante questa similitudine, perché banalmente siamo abituati come uomini, come abitanti di questo pianeta, ad immaginare e a ricordare tutte le nostre storie avendo come sfondo la Terra, come se fosse scontato. E quindi sono curioso di sapere qual è l'esperienza di una persona che, allontanandosi e uscendo dal pianeta, si rende conto di quanto effettivamente siamo piccoli. La mia esperienza di questa piccolezza credo che la posso vivere nelle mie insicurezze. Però immagino che una volta usciti dall'atmosfera e vedendo il pianeta da fuori si abbia una sorta di seconda esperienza dissociativa, che credo possa portare anche qualche tipo di brivido, sia emotivo che psicologico. Sì, parlando in effetti di questi spazi infiniti in cui noi viaggiamo, di situazioni inusuali che ci prospettano la Terra in una prospettiva diversa, è ben vero che lo spazio offre una, come dire, una rielaborazione dei nostri riferimenti abituali. Tanto per cominciare, il cielo è sempre nero di giorno e di notte, questa non è una buona notizia, e le stelle non sfarfallano perché non abbiamo, come succede di notte, no? Quando si guarda il cielo, perché non abbiamo l'atmosfera davanti ai nostri occhi, siamo nel vuoto. Quindi siamo in una situazione abbastanza struggente, abbastanza singolare se uno ci riflette. E a questo proposito, visto che lei mi sta portando su queste note poetiche dell'ispirazione dello spazio, mi viene fatto di rileggere, lei non si offenderà, alcuni versi delle sue canzoni. Ho trovato, mi sono preparato per questa intervista, dove la notte è più profonda, dove le stelle son di più, dove il cielo ci consola, dove l'ansia non c'è più. È molto bella questa immagine, è un'immagine poetica che potrebbe davvero rappresentare la situazione del viaggio nello spazio.
in realtà noi viaggiamo all'interno di una sorta di Nautilus, un concentrato di tecnologie che ci scherma dal mondo esterno e dagli oblò vediamo questo mondo che non esercita su di noi una pressione straordinaria come rappresenterebbero gli oceani del Nautilus, ma c'è il mare spazio, un mare vuoto, altrettanto pericoloso per la verità, sia per il fatto di essere vuoto, sia per le radiazioni che lo popolano. Il buio e il silenzio dello spazio sono fuori, ciò che troveremmo se aprissimo la finestra, cosa proibitissima. All'interno della nostra nave invece abbiamo ricreato un ambiente artificiale, un habitat simile a terra, perché ci sono schermi televisivi, ci sono tablet, ci sono cavi, microfoni, telecamere, strumenti. E tra l'altro mi lasci dire, giusto a proposito di cavi e di strumenti, che siamo anche collegati con terra. Questo è un dettaglio non banale, perché è ciò che ci fa ancora sentire parte della terra. Sappiamo che se c'è un problema, lei ricorderà, Houston, we have a problem, possiamo fare appello ai nostri colleghi, ai nostri ingegneri a terra, e avere suggerimenti, raccomandazioni, indicazioni, sempre che l'avaria non sia troppo grave. Ecco, quindi il buio, l'assenza di peso, l'ambiente ostile restano fuori, ma c'è una cosa che invece entra prepotentemente dentro alla nostra nave spaziale ed è l'assenza di peso. Qualcuno dice assenza di gravità, in realtà non è proprio esatto, bisogna dire assenza di peso, la gravità c'è ancora, ma noi galleggiamo e questa assenza di peso non possiamo tenerla fuori, non si può spegnere, non si può disattivare, e l'assenza di peso ci ricorda che siamo davvero fuori del mondo. Ci spostiamo volando come dei pesci in un acquario, o come uccelli in una gabbia, come angeli nel cielo. La nostra fragilità però in questo ambiente ci ricorda che siamo davvero creature terrestri, assai legati alla nostra madre terra, non soltanto per via di questa gravità che sembra non esserci più, ma anche perché viaggiare nello spazio è così complicato, siamo sempre a rischio di qualche cosa che vada storto e che metta a rischio la nostra esistenza. Sappiamo che le distanze che ci sono permesse non sono le distanze interplanetarie, le distanze siderali. Verso questi mondi molto lontani possiamo al massimo mandare delle sonde, come abbiamo fatto con la cometa Chury, con la missione Rosetta, per esempio, che è andata lontanissima dalla nostra Terra, e soprattutto possiamo raccogliere segnali, raccogliere la luce che viene da altri mondi, da altre stelle, tra l'altro lontanissime queste, davvero, distanze siderali di miliardi di anni, tanti quanti sono l'età dell'universo. Quindi davvero questa sensazione di essere lontani dalla Terra è molto forte, ma al tempo stesso in un certo senso c'è anche la sensazione di appartenere alla Terra, siamo parte della Terra. Mi collego a queste sue osservazioni sul sentirsi terrestri, perché mi riportano a una mia lettura recente di un libro chiamato Silence, del compositore John Cage. Cage, in una lezione universitaria che lui definisce sul niente, afferma a un certo punto che, al contrario delle chiocciole, noi portiamo la nostra casa dentro di noi, non sulle spalle. Ho trovato questa affermazione molto sensibile rispetto al nostro sentimento di appartenenza a qualcosa, che può essere uno stato emotivo piuttosto che la nostra casa, piuttosto che il nostro pianeta. Oltre a questa, diciamo, citazione, mi viene in mente un viaggio che ho fatto la scorsa estate. Ho girato l'Italia in moto
per 3 mesi in cerca di qualcosa. E mi ha accompagnato nel mio viaggio la lettura di un libro che si chiama A piedi nudi sulla terra di Folco Terzani. E in questo libro si parla della storia e del percorso ascetico che ha portato un cittadino italiano a diventare a tutti gli effetti un Baba in India, quindi un asceta appunto. È stato molto interessante come durante il mio viaggio in molti momenti c'erano quasi delle similitudini magiche tra quello che mi stava succedendo e simbolicamente quello che succedeva al personaggio. Verso la fine del racconto Terzani fa questa osservazione che mi permetto di leggere. Cosa siamo? Siamo terra, il fermento della crosta terrestre. Siamo le molecole che compongono l'unità del pianeta Terra. Così come le molecole che compongono noi sono noi. Quindi ci dobbiamo identificare col pianeta, non con noi stessi. Perché questo identificarci con noi stessi è illusorio. L'ultima affermazione è sicuramente di parte, dal punto di vista filosofico, non è sicuramente condivisibile da tutte le persone, ma ho trovato molto interessante questa scissione e ho pensato che sicuramente un astronauta, comunque una persona che esce dal campo terrestre a cui siamo abituati, può trovarsi in questo dilemma, ovvero se sentirsi più grande, quindi sentirsi io nell'universo, oppure se indicando il pianeta Terra sente di appartenere a quello. E, ancora una volta, sicuramente questa domanda non è delle più scientifiche, ma credo che chiunque abbia l'occasione di percorrere un viaggio così importante, così lungo, probabilmente si troverà col proprio assetto emotivo e psicologico che si intreccia con quello più razionale. E, la cosa che mi interessa maggiormente di questa questione è che, specialmente nella seconda ipotesi, ovvero quella del riconoscersi come appartenente al pianeta Terra, se così fosse, allora sarebbe davvero importante avere una coscienza del nostro impatto sul nostro pianeta, perché penso che questo discorso rischia molto spesso di diventare una dialettica quasi politica, un ambientalismo, mentre effettivamente può essere una questione molto più importante di quella che si pensa. Ma qui stiamo davvero ragionando su dei livelli molto alti e la cosa mi fa molto piacere. Devo però dire che un astronauta, quando è ai comandi della sua nave spaziale, ovviamente ha come primo obiettivo quello di realizzare la missione, ma ha sempre in mente di tornare a terra. Il caso dell'astronauta Major Tom è un caso che nessuno di noi vorrebbe interpretare, quello di perdersi nello spazio. Quindi questa forse è indirettamente anche una risposta all'interrogativo sulla appartenenza al pianeta Terra di cui stiamo parlando. E in effetti, se uno guarda la Terra dallo spazio e se si allontana abbastanza dalla Terra, la vede davvero come una nave spaziale in viaggio nel grande cosmo. E quindi l'idea che siamo tutti
marinai, siamo tutti naviganti dello stesso vascello, viene molto, molto spontanea. Aggiungerei che nello spazio non si mettono i piedi a terra, non possiamo avere questa sensazione fisica. Forse un giorno, neanche tanto lontano, rimetteremo i piedi su un altro corpo celeste, sulla Luna. I programmi attuali, il programma cosiddetto Artemis, dovrebbe portarci all'orizzonte del 2024-2025 a rimettere piede sulla Luna. Vedremo se questo si farà. Posso dire che anche dall'orbita terrestre, quindi da una distanza abbastanza ravvicinata, si gode di una magnifica vista del pianeta Terra. Quindi non solo la Terra è la nostra casa, ma è anche una casa molto bella. Vediamo intere pagine dell'Atlante geografico, vediamo scorrere sotto di noi i continenti. In realtà siamo noi che ci muoviamo a grande velocità, ma il moto è relativo. In un quarto d'ora ci spostiamo da Gibilterra alle piramidi. Quando ci allontaniamo di più dalla Terra, come fecero gli astronauti della Luna, allora davvero la Terra appare come una palla bluastra, piuttosto blu, perché è questa abbondanza di acqua che le dà questo colore molto bello, ed è luminosissima perché riflette molto bene la luce del sole quando è esposta al sole, naturalmente. Questo blu, tra l'altro, è un forte indicatore di un'altra cosa, dell'acqua, quest'acqua che è così preziosa sulla Terra, così importante per la vita, e che tra l'altro è così rara nel cosmo. Noi l'andiamo a cercare su Marte, sulle comete, ma ne troviamo veramente poca. E viceversa sulla Terra ce n'è tanta, quindi la nostra casa, per il momento almeno, è bella e dobbiamo conservarla tale. Messaggio di un astronauta. Un messaggio molto importante. È una mia osservazione del momento, che però reputo interessante alla luce di quello che ha detto. Ricordare che anche noi stessi, come creature umane, siamo in larga parte costituiti di acqua. Forse questo legame ci tiene molto vicini alla nostra terra. È interessante come le nostre due prospettive comunque trovano dei punti di incontro. Io mi ricordo quando avevo 18 anni e la scelta di intraprendere il percorso di studio da musicista era affiancata a quella di intraprendere un percorso di studio di astrofisico, perché mi ricordo che guardando le stelle non sapevo da che punto di vista mi interessavano, se dal punto di vista scientifico o dal punto di vista emotivo, ma le due cose le vedevo molto vicine. E trovo interessante che un artista e un astronauta possano parlare di queste cose entrambi dal proprio punto, dalla propria prospettiva, ma comunque raccontandosi. E credo che sarebbe anche bello se questi due mondi si parlassero più frequentemente e che la cultura non fosse... Non che lo sia eccessivamente, ma credo che sia un mio interesse, un mio invito per la cultura del tempo di essere più inclusiva e più intrecciata nelle altre forme di curiosità e di ricerca. Ultima osservazione per dare una cornice anche di questa conversazione. Credo che nuovamente comunque sia l'artista che l'astronauta siano due professioni che portano con sé una responsabilità, che è quella di continuare ad alimentare i sogni delle persone e di ricordare che sia il viaggio verso fuori che il viaggio verso dentro siano dimensioni fondamentali della nostra umanità e della nostra ricerca.
Caro Venerus, sono gratificato di questa proposta che condivido appieno, quella di condividere questa testimonianza, questa apertura verso una comunicazione dei nostri mondi che non sono poi così lontani. Anzi, io insisto spesso sul fatto che, forse perché ormai sono un po' vecchio per fare il volo, quindi devo occuparmi di altre cose, e quindi penso che davvero la scienza e la tecnologia sono parte della cultura e lo sono sempre state. Magari non erano così potenti nei secoli scorsi, si chiamavano astrologia, si chiamavano alchimia, si chiamavano magia. Oggi la scienza è molto importante nella società di oggi, sia per l'arricchimento di conoscenze dell'ambiente che ci circonda, sia per i benefici diretti che è in grado di apportarci. Noi stiamo tutti in attesa del vaccino perché vogliamo salvarci da questo isolamento che ci tiene lontani. Quindi questi sono fatti sotto gli occhi di tutti. Il mondo scientifico, per progredire, per verificare, ha spesso bisogno di un linguaggio specializzato, spesso è un linguaggio matematico da iniziati. L'arte, invece, riesce ad avere, in modo innato un linguaggio universale, ma in fondo è sempre su questo grande orizzonte, su questo grande traguardo dell'infinito, del mondo che ci circonda, che ci esercitiamo, che scrutiamo. Gli astronauti forse hanno il privilegio di comunicare anche con le immagini dei loro viaggi. Voi artisti comunicate con le vostre musiche, con le vostre immagini, con le vostre poesie. A bordo di un veicolo spaziale, isolati dalle cure terrestri, quando siamo un po' meno assorbiti dai compiti della missione, però possiamo anche noi godere della bellezza del firmamento. E se mi consente per un attimo di lasciarmi trascinare anch'io sul piano della poetica, forse sarà un po' Piacere. amatoriale. Anch'io direi che cerchiamo assieme la via del cielo, della terra e delle altre stelle. Assolutamente. Ingegnere, sono molto contento, sono molto onorato di aver potuto avere questa conversazione con lei, perché oltre a essere appunto questo incontro un mio sogno remoto da quando sono piccolo, credo che sia anche un'occasione per le altre persone di poter godere di questo incontro. Sono anche contento che sia potuto avvenire anche se separatamente in una sede, questo teatro vuoto che per me in questo momento significa molto. La ringrazio nuovamente e spero che avremo modo, in un prossimo futuro di incontrarci di persona e di parlare di queste cose direttamente l'uno con l'altro. Sarà un piacere. Tra l'altro le rivelo come dire, una piccola informazione. Mi sono cimentato anch'io in un recital, in uno spettacolo a teatro a Genova, nella mia città, dove leggevo dei testi che raccontano lo spazio, e poi mi accompagnava un'orchestra classica, lei in un altro genere, ma sempre musica bellissima si tratta, e questo era davvero una bella contaminazione tra scienza ed arte, e speriamo che continui. Ingegner Malerba, la ringrazio nuovamente, le auguro una buona serata e spero che avremo modo di incontrarci nel prossimo futuro per andare avanti a parlare di queste cose. Grazie Caro mille. Venerus, è stato un piacere anche per me fare questa conversazione, forse non sarà l'ultima. Arrivederci e buon lavoro. Arrivederci.